Ciao a tutti ragazzi, qui è FortoGamer che parla e benvenuti in un video su Fortnite, o più o meno Fortnite, perché oggi ragazzi parleremo di un mistero che aleggia intorno a Fortnite, che è quello di un oggetto in cielo, praticamente quello che potremmo definire un meteorite, che si sta per schiantare molto probabilmente sulla mappa di Fortnite. Ma prima che inizi il video ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale altrimenti vi perderete prossime news sulla cometa, e poi se volete seguitemi su Instagram, link in descrizione, o basta cercare su Instagram, raga, FortoGamer, mi trovate sicuramente. Sì ragazzi, è così, e comunque non è una cometa né una meteora, è un meteorite. Proprio la definizione sarebbe questa, perché se si schianta è un meteorite. Però non ci interessa, io credo che anche dal titolo metterò cometa, perché l'oggetto è stato riconosciuto come cometa dalla community un po' di Fortnite, anche se è stato chiamato in 10.000 modi. Comunque, vabbè ragazzi, ma cosa ci interessa sapere di questo oggetto in cielo? Perché ce ne preoccupiamo? Perché è stato notato che dopo l'aggiornamento appunto che implementava anche questa cometa, nei giocatori console, Xbox e PS4 hanno notato delle vibrazioni strane ai controller, non dovute a nulla fondamentalmente. Mentre su PC no, perché appunto su PC non ci può essere la vibrazione della tastiera o del mouse, capite bene? Ok ragazzi, ci siamo. Questo è il sistema che ho fatto per farvi capire che c'è la vibrazione. Ho messo lì il mio microfono, attaccato praticamente al joystick, così teoricamente se il joystick vibra si dovrebbe sentire anche molto bene. Ok ragazzi, io ci sono, mi lancio. E ora, esatto, il joystick sta vibrando. Io provo. E vibrazioni di questo tipo, ragazzi, si hanno non solo quando scendi, ma anche quando entri nella tempesta, e quando si fa giorno, e quando si fa notte in Fortnite. Quindi i giocatori appunto console si sono lamentati delle vibrazioni strane. E il fatto che ci fosse questa cometa e queste vibrazioni non convincevano alcuni utenti. E uno di questi ha deciso di pubblicare, insomma, un piccolo suo studio che ha fatto, in cui lui era riuscito a ricavare da queste vibrazioni un codice Morse. Un codice Morse che appunto leggeva, insomma, SOSD5. 418. Beh, fondamentalmente è un messaggio quasi senza senso se non fosse per l'SOS. Ovviamente, letto con un minimo di informazioni, si possono ricavare vari dati. Ragazzi, in primis c'è l'SOS, e quello ovviamente significa aiuto, molto probabilmente qualcosa si sta per schiantare. E poi c'è D5, che molto probabilmente sono le coordinate della mappa di Fortnite, che danno molto vicino alla zona di Pinnacoli. Infatti, molte persone credono che si schianterà su Pinnacoli. E poi c'è 418, oppure 418, 418, come volete leggerlo, che molto probabilmente credo sarà la data in cui verrà rilasciato un aggiornamento che aggiungerà le modifiche apportate dallo schianto del meteorite. Avrebbe molto senso, perché questo c'è stato l'aggiornamento che appunto ha implementato la cometa, c'è stato all'inizio di aprile, quindi questo 418 dopo circa una ventina di giorni ci sta. Quindi capirete bene che molte cose tornano nelle teorie che appunto sono state portate online. Però ora vi faccio un'analisi che non ho visto molto in giro. Molti dicono che Pinnacoli Pendenti verrà rasa al suolo, cioè non ci sarà più dopo lo schianto del meteorite. Allora, non credo assolutamente, perché quelli che stanno da Epic Games a lavorare sul gioco, dopo che hanno fatto Pinnacoli Pendenti e l'hanno messa in Battle Royale, di certo, raga, non se la vanno ad eliminare con un meteorite. Cioè, ho capito, Pinnacoli ha dei problemi. Il fatto che si butta la maggior parte dei giocatori in una partita non è normale. Ci sono davvero delle cose da correggere su Pinnacoli. Però, raga, non la possono eliminare con la scusa di un meteorite, perché sarebbe lavoro perso. Chissà quanto tempo ci hanno messo per farla, insomma. Può essere anche un lavoretto facile, io ora non ho idea, ma comunque è lavoro che loro butterebbero. E questo in programmazione, raga, non si fa. Non si fa assolutamente. Io credo che il meteorite in realtà si schianterà nella zona di Pinnacoli, perché, raga, le coordinate D5 danno questa indicazione, però forse nella zona nord di Pinnacoli. Quindi modificheranno l'ambiente intorno, oppure elimineranno solo una parte della stessa. Mi pare dovrebbero eliminare la parte intorno al campo da basket, praticamente la zona sotto sponde del saccheggio, insomma, la vecchia Loot Lake. Quindi più o meno questa dovrebbe essere la dinamica generale. Raga, io faccio aprire un sondaggio ora, in alto a sinistra qui. Dite secondo voi se Pinnacoli rimarrà uguale, se Pinnacoli verrà cambiata in parte, quindi verrà modificata, nulla di che, o se verrà completamente rasa al suolo dal meteorite. Scegliete l'opzione, così vediamo un po' cosa ne pensate anche voi. Quindi ragazzi, il video di oggi si conclude qui. Si potrebbero dire anche altre cose, però molto marginali. Per esempio, che in tutta la mappa ora sono stati aggiunti postazioni con telescopi e cose così, molto probabilmente che puntano
alla cometa o quella che io definirei un meteorite. Ok, va bene. Ma questo è fondamentalmente, ragazzi, queste sono le informazioni più interessanti. Mi raccomando, lasciate un like qui in basso se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale altrimenti vi perderete prossime news sulla cometa e voi non volete. E poi seguitemi su Instagram, link in descrizione, basta cercare su Instagram Fortu the Gamer, mi trovate sicuramente. E noi, ragazzi, ci becchiamo alla prossima. Ciao!